Sì. E ora, cosa c'è? Cos'è? Dan 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 dan. Questo cos'è? Questo è il Sator. Il Sator. Questa è la piastrella magica. Ce la spieghi bene, okay. La piastrella protegge la casa. Quella protegge. Se voi la mettete fuori, sì. Il ladro arriva alle 2 di notte, sì. Vede il Sator. E dice: che cazzo c'è scritto qui? Ah, certo. E prova a indovinare tutte le parole. No. Tipo topo. Topo, vedi, c'è topo, c'è sette, c'è Sator. Vabbè, ci saranno appunto il ladro ci. Nel frattempo si sono fatte le 7 del mattino. Ah, certo. E non può fare, esce quello di casa e dice: cosa fa? Niente, sono andando a fare colazione. Casa salva. Furto anti, Red, io ho messo il Sator, ma deve essere arrivato un ladro molto intelligente, perché in un minuto ha indovinato tutte le parole. Gli ha mai rubato 30 Rolex, 200.000 euro in contante, adesso no. Mi è rimasto solo il Sator. Infatti, scusa, furtuanti, ma tu avevi chiuso a chiave? Furtuanti, no, io avevo capito che bastava il Sator. Vabbè, ma ragazzi, che cazzo, non so come dirlo. Il Sator funziona solo in quelle case di 20 metri quadrati che hanno il bagno fuori, dove ci vivono in 15, che bevono latte a lunga conservazione del discount. Certo, quelle case di ma c'hai 1000 metri quadri in villa, con 4 Lamborghini in garage, i piatti che te le lava la Filippina nella jacuzzi in topless. Sì. Allora devi avere il perimetrale collegato con la questura. Infatti, la cosa Gattara, Red, ho 43 anni, pensavo che il mio futuro sarebbe stato in ciabatte circondata dai miei amici felini. Gattara, mi dispiace. Invece ho appena conosciuto l'uomo della mia vita. Oh, bella questa cosa. Che bella. Questa mi fa tanta gioia, bella, questa cosa tanto qua. Piacere. Sono contento per te, Gattara. Certo. Sono molto contento. Sposatevi. Certo. Sposatevi subito e divertitevi. Ma speriamo. Perché c'è Gian Baruni. Sì. Che è il dio del matrimonio, che vi guarda e pensa tutto. Non conosciamo, ma va bene. Gattara, solo che mi è volato giù dal terzo piano. No, no. Si è spiaccicato, sembra una parmigiana alla melanzana con sui mocassini. No, ma no. Gattara, sarebbe melanzana alla parmigiana. Vabbè, ma adesso parmigiana alla melanzana. Vabbè. Red, però non ti attaccare alla ricetta, dimmi cosa devo fare. Lo porto in ospedale, gli do le medicine. Certo. Per l'amor di Dio, Gattara, mi dà il dito. No, no, vai. Devi prendere una penna. No, no. E scrivere sulla maglietta la sequenza di numeri. Voi li vedete questi numeri qui? Sì, io stamattina stavo male, c'avevo un'epatite virale. Di tipo, mi sono messo la maglietta, ho passato tutto. Ma con la maglietta, con i numeri. Allora devi prendere i numeri che ti do, sono 7, sì. 13, 27, no, 89, 88, 62. Va bene. E lui vedrà che rinasce. Cosa dice? Ho ravanato nella tasca, Gattara, ho ravanato nella tasca dell'uomo che poteva essere quello della mia vita, e ho trovato un fogliettino con i numeri 7. I suoi? I suoi? Superenalotto, jackpot, hai vinto 300 milioni. Sono i soldi del i numeri del Superenalotto. Gattara, hai sentito? Bingo! Ma hai vinto 300 milioni. Ma stupendo! Gattara! Gattara! Cosa c'è? Gattara! Cosa c'ha? Ops, non mi risponde più, Gattara. Superenalotto, perché ma li aveva giocati i numeri? Ma speriamo non di lo sì. So, cazzo, non mi risponde più, Gattara. Vabbè, Gattara! Speriamo di sì. Impietrito passante. Chi è? C'è una signora sul terzo piano, su al terzo piano, con un fogliettino. No. E 3 gatti in mano. No. Che minaccia di buttarsi di sotto. No. Superenalotto, vuoi vedere che non ha giocato i numeri? No, non ci posso credere. Impietrito no. Passante, aspetta che glielo chiedo. Hai giocato i numeri? Tutto in Gattara, diretta. No. No. Marciapiede, splash. No. Che era morto. Non li aveva giocati. Mi sa di no.